Amici sportivi Telegolfo, ben ritrovati qui al Pala Fabiani, dove tra poco si incontreranno il Meta Formia Basketball e la Stella Azzurra Viterbo. Le immagini sono fornite dall'esterna 2 di Telegolfo, guidate da Tiziana Palombi, chi vi parla è Giuseppe Capuano. Si incontrano due squadre che lo scorso anno sono state protagoniste di uno girone di qualificazione veramente strabiliante, salvo poi fermarsi entrambe al primo scoglio, quel primo turno di playoff che ha lasciato l'amaro in bocca sia al Viterbo che al Meta Formia. Un Viterbo che ha confermato coach Fanciullo, anche se la squadra al momento non sta passando un grandissimo momento, visto i soli 2 punti in classifica contro i 6 del Meta Formia, anche se il Frassati, squadra già lo scorso anno quasi schiacciasassi, è già a quota 10 punti. La classifica si sta allungando, basta pensare che i 6 punti del Meta valgono il 5° posto, i 2 del Viterbo il 14°. Gli arbitri della gara sono il signor Fornaro Alessandro di Mentana e il signor Matrigiani Livio di Roma. Andiamo a presentare le due squadre, iniziamo ovviamente dagli ospiti. Per il Viterbo il numero 0 Telesca, 7 Rogani, 9 Di Gennaro, 11 Misino, 13 Provvidenza, 15 Baldelli, 16 Saccomandi, 17 Toselli, 18 Meroi, che è anche il capitano, 24 Piazzola, 48 Napolitano, 99 Gasbarri, ovviamente coach Fanciullo l'abbiamo già nominato, il suo vice è Ugo Cardoni. Dall'altra parte la squadra di casa schiera con lo 0 Giorgio Di Rocco, 8 Giovanni Coronini, 10 Pablo Ari Rodriguez capitano, 11 Varga Bizgafip, 14 Giorgio Mannarelli, 16 Alessandro Porfido, 17 Edo Perez, 18 Matteo Norbedo, 21 Antonio Massaro e 24 Michele Meschino, ovviamente guidati da coach Gianni Di Rocco e il suo vice Eugenio Polidori. Tutto pronto per palla 2. Meta in classica maglia bianca, mentre il Viterbo in maglia blu stellata. La Stella Azzurra Viterbo è una squadra che 2 stagioni fa giocava in Serie B, dopodiché la retrocessione e lo scotto dello scorso anno, sempre scritto belle pagine di basket Viterbo negli ultimi anni, compreso lo scorso anno. Staremo a vedere e a tastare il polso della squadra di coach Fanciullo. Coach Fanciullo che ha giocato con i suoi giocatori prima di entrare in campo. Prendiamo i quintetti, diciamo, ha giocato con i suoi ragazzi. Fa anche questo spogliatoio, crea anche questo il gruppo, il giocare, il divertirsi, entrare in campo a testa leggera. Adesso volentieri può essere determinante. Pronto ad entrare in campo Giovanni Coronini, per un ritorno con la maglia del Meta Formia. Una bella stagione per lui 2 anni fa, salvo poi andare via in corso d'opera. Tornato quest'anno a iniziare la stagione qui al Meta. Era comunque un altro Viterbo quello dello scorso anno. Campo Capitan Meroi, con lui per la squadra ospite ci sono il 17 Toselli, il 13 Provvidenza, il numero 9 Di Gennaro e il numero 48 Napolitano, mentre dall'altra parte Perez, Norbedo, Rodriguez, Coronini e ovviamente Porfido a completare i 2 quintetti. Si attende l'ok per palla 2. Sarà Perez contro Napolitano, pallone toccato dallo spagnolo del Meta. Può partire però Meroi per il possesso di palla. Ovviamente Meroi già lo scorso anno fece delle buone cose nella gara qui al Palafoccia. Arrivano i primi 2 punti di Viterbesi, segna Provvidenza questo canestro. Porfido tiene il pallone, lo allarga per Coronini, già in piedi Fanciullo ad osservare il momento di sogno. Faccio di Rocco lì seduto al bordo del campo,
intanto a Polidori, non è che rimane in attacco per il meta, 11 secondi per cercare il canestro. Perez larga di qua per Norvedo, mezzo c'è Porfido, taglia bene la lunetta, va quasi a un tiro libero, un pallone che si insacca comodo per lui, lo blocca tutto, bisogna partire dal lato. Si recupererà questo tempo, 2-2. Non è lanciato lungo da Viterbo, Meroi c'era già alto per fare il passing, dai vai per Meroi, è napolitano, Providenza prova ad entrare lui, commette fallo, Porfido, primo fallo per lui, palla che sarà girata per il Viterbo, 14 secondi per attaccare, Meroi dai vai per Providenza, e in questo momento c'è il blocco su Norvedo, non si utilizza, Napolitano sotto, bello il passaggio, il giropallo di Viterbo che non butta mai il pallone in questo caso, Napolitano piede perno, un gancio può forzare in questo caso, Norvedo non riesce a partire, ci prende adesso la mediana, Porfido via a supporto, Coronini con calma può giocare il pallone, riesce a cercare da solo, poi il passaggio verso Perez, non si concretizza, parte di Viterbo, non c'è fallo di Porfido, palla fuori, voleva il fallo a calcio fanciullo, forse un mezzo piede l'ha anche messo Porfido, ha potuto giudicare involontario questa giocata, Norvedo per Coronini, lo scambio è per Porfido, mezzo è Perez, vale up quasi per lui, insacca il vantaggio meta, 4-2 per Battiglia Meroi, poi per Napolitano sotto a cercare Providenza, il suo gancio non è fortunato in questo caso, il numero 13 può ripartire, Coronini lo scambio per Capitano Rodriguez, larga per Porfido, tanti palloni stanno passando proprio da lui in questo inizio di gara, poi adesso butta via un pallone Rodriguez, prova a scegliere la mattarella, non va a fare tiro di mano in canna, Coronini va a forzare in questo caso, c'è il fallo da parte del numero 9 di Gennaro, primo fallo anche per lui, e Coronini va direttamente in lunetta visto che era al tiro il giocatore canotta numero 8 del Metaformia, canotta che in questa stagione ha perso un po' di arancione, vogliamo dire così, del Metaformia, si è intensificato il blu, tanto Coronini mette il primo canestro in questa sua serie di liberi che si concretizza con un 100% di realizzazione, può ripartire Meroi, tagliato fuori Norvedo da Napolitano, ancora il pallone di Providenza, Meroi va a puntare di Providenza, si perde il pallone, qua c'è il fallo di Rodriguez, Rodriguez, primo fallo anche per lui, mentre si faranno sentire le trombette del Pala Fabiani, sarà Napolitano a giocare questo pallone, il numero 48 della Stella Azzurra Viterbo, sul pallone in movimento per Toselli, prova ad entrare bene Di Gennaro, utilizza però il canistro, 6-2, Porfido quasi da casa, tripla per lui, bellissimo questo tiro, 9-2, 7-17 da giocare, non ci ha pensato su due volte Porfido, l'ha messa dentro da lontanissimo, Napolitano prova a rispondere a questa tripla, non la fare, per il pallone rimane lì, la corregge dentro Toselli, bravo a sfruttare un'indecisione tra due giocatori del meta, 9-4 Rodriguez per Coronini, arriva il blocco di Perez, lo sfrutta in qualche modo Coronini, allarga per Norvedo, un play atipico Norvedo, adesso mette a segno i due punti,
spesso e volentieri si scambia con Polonini sul ruolo di portatore di palla. 11-4, attacchi sugli scudi, vorremmo dire così in questo inizio di quarto. Gennaro, un fallo di Polonini, primo fallo per lui, terzo fallo di squadra per il Formia contro l'unico della Stella Azzurra, concesso da Di Gennaro. Giocato verso Meroi, vai play allarga per Napolitano, Di Gennaro con Polonini, farsi varco, sceglie la tripla, vuole fare il colpo che rimane in canna, poi di sotto arriva il fallo di Perez, primo fallo anche per Edu Perez. Può andare a prendersi con ritardo questi due punti Toselli. 6-14, 11-4, Toselli è rotonda prima, 11-5, vediamo se riesce a riportare in pari il punteggio. Solo giocatore del Meta a saltare sotto, in questo caso Rodriguez si prende il pallone, non va a fare per Toselli, può partire Norbedo con calma. Vedo per Rodriguez, la lunga insieme anche lui, il ferro, nulla a fare, da fuori è spettacolare, ma ovviamente non si può provare sempre e comunque da lontanissimo, bisogna anche entrare e dare del tuo al canestro lì nella campana dei due punti. Sta fuori questo pallone, cos'è, non riesce a intercettare, parte del palla Fabiani che sta tenendo. Perez, scorsa settimana non si è giocata una gara a Scauri per umidità, invece il Palafoccia sembra tenere e che ci siano delle perdite d'acqua dal soffitto, tanto c'è il fallo da parte di Meroi, perché deve essere sempre al massimo del grip, altrimenti si rischia di farsi male. Gli arbitri sono i primi ad essere i garanti di tutto ciò. Rimessa che sarà di Porfido lì sotto il canestro della Stella Azzurra Viterbo. Da Porfido, ex fondano per Perez, prova a penetrare Colonini in qualche modo, lo spazio, poi Rodriguez, ottima l'imbeccata, mette dentro, appoggia il tredicesimo punto contro 5 della Stella. Chiamate il time out da parte di coach Fanciullo, che voleva anche bloccare un po' l'inerzia. Toselli, passaggio in qualche modo, la gioca il Viterbo, Napolitano. Tiro forzato in questo caso, ancora Ferro, poi il pallone che rimbalza dentro. Buon per lui, 13-8. Colonini. Con calma, porta lui palla, arriva Norbedo a supporto, lo attacca Meroi. Cerca di tenerlo lì, il passaggio per Porfido. Adesso praticamente marcature a uomo per la squadra ospite. Perez prova a sparigliare le carte, non riesce. Io palla che trova un giocatore della Stella pronto a ripartire. La squadra ospite che però imbecca in questo fallo di passi per Meroi. Tre 18, 4 e 24, per un primo tempo che è corso via. Sembrava esserci stata la chiamata di time out da parte di coach Fanciullo, non è stato segnalato in questo caso nessun time out. Pallone che ricomincia a volare, Rodriguez si prende il pallone, potrebbe anche tirare, lo fa dentro, questa volta il pallone a lui, è una bella tripla da sotto il parquet. Adesso arriva la chiamata di coach Fanciullo, convinto dalla tripla di Rodriguez a chiamare il time out. 4 e 08, tabellone inquadrato da Tiziana Palombi. 13 erano i punti prima di questa tripla parte di Rodriguez, e qui
Fanciullo si fa sentire dai suoi, non è convinto, non è contento delle giocate messe giù dai suoi giocatori. 16-18, quasi il doppio il punteggio del Meta. Guarda che siamo allo start, al bordo di questa gara. Ampio margine durante la gara per ricucire un più 8. Tanto al momento il miglior marcatore è Rodriguez e Porfido per il Meta. 5 punti a testa, una tripla e una segnatura dal campo, mentre dall'altra parte Toselli e Napolitano con 3 e Provvidenza con 2 marcatori. Completare il quadro visto che ci troviamo. Edo Perez, Norbedo e Coronini con 2 punti a testa. Nessun giocatore è entrato dalla panchina fin qui. I punti sono quelli che hanno iniziato i primi 10 minuti. Meroi per Napolitano, il consegna del pallone al numero 13 Provvidenza. Va al tiro Provvidenza, segna la tripla questa volta. 19-10. Suonata la sveglia, si è svegliato la Stella Azzurra adesso. Il tiro di Napolitano in questo caso non riesce a segnare. Chico Ronini si fa rubare un pallone. 16-13, ricucito praticamente il gap. Il Mecca non siga. Infatti, lo avevo detto. Tanto arriva il fallo di Toselli. Un più 8, soprattutto inizio gara, non è uno svantaggio incolmabile. Il Viterbo subito mi ha corretto, mi ha dimostrato che non è, che era così. 16-13, più 3 adesso per il Meta. Subito un 1-2 pugilistico. Norbedo prova ad entrare lui, prova un bel varco, sale al cielo, mette dentro. 18-13, prova a riallungare il passo il Meta Formia. Onorevole Meroi, ha preso il Norbedo sotto, tutto solo. Perez riesce a stoppare, poi l'ultimo tocco è di Provvidenza. Si lamenta poi con l'arbitro, ma suo l'ultimo tocco. La messa che sarà per Coronini. Anzi, Porfido, sarà lui a giocarla per Perez, chiamato dal pubblico, l'uomo che arriva, non c'è pericolo. In avanti per Rodriguez, cerca un'altra tripla, non trova neanche la retina questa volta. Provvidenza per Meroi, Fanciullo vuole il movimento di palla veloce, tagliare il campo. Toselli prova a tagliare fuori Perez, l'unica cosa che mette fuori è la palla in questo caso. 18-13, 2:40 da giocare, arriva il primo cambio della gara, dentro Mannarelli, fuori Coronini. Mannarelli ha giocato un'ottima gara, quella contro l'Alfa Omega, parlo di quelle che ho visto qui dal vivo al Palafavoccia. Si era dimostrato un ottimo giocatore, lui che è un under in crescita, scorso anno esperienza scouti da dimenticare, poche presenze, chiamato quest'anno a essere interno del Meta Formia, rientrante dalla panchina, ma comunque un perno perché coach Di Rocco valuta i suoi giocatori, tutti titolari, tutti pronti ad entrare, tutti pronti da manforte nel momento del bisogno. Tanto arriva il quinto fallo, già il bonus, il Meta, credo che sia il fallo di Porfido. No, non è Porfido a prendere il fallo, penso che si alza la valletta numero uno. Intanto è pronto ad entrare Varga, va fuori Perez. Quarto 13. Ora sarà da giocare per Provvidenza.
anzi no, si tratta di Gennaro. Va Di Gennaro a cercare il canestro, palla sul ferro, uno a fare per lui, 0 su 2, recupera Varga, allora chiama il movimento Norbedo, 18-13, arriverà un cambio anche per la Stella Azzurra, Mannarelli prova a seminare Meroi, Varga, Porfido, due uomini addosso, qui sbaglia, serve Meroi, Norbedo non spende il pallo, Varga forza da fuori, infatti è così. È atterrato già Varga oltre la linea al momento del passaggio. Poi si è mangiato un bel pallone in quel caso, mentre da fuori Toselli entra il numero 7 Rogani, altro giocatore esperto Rogani. C'è qualche problema con il pallone, $1.50 da giocare, 18-13, il punteggio è quello, non è cambiato nulla. Dovrà giocarla Meroi, vediamo lo schema, non è provvidenza, il tiro dentro per lui, solo due punti però, 18-15, in parte Norbedo, 1.41 a scaricare per chiudere questo quarto, il primo di questa gara. Rodriguez prova a ubriacare l'avversario, il tiro questa volta non trova la tripla, bella la correzione volante da parte di Varga, mette dentro Varga, 20-15, può ripartire Meroi con calma. Piccolo trotto, i ritmi non sono stati altissimi. Rogani tutto solo, pallone che va al tiro per la Stella Azzurra, Varga si prende un altro rimbalzo, Norbedo, pallone per lui, Rodriguez subito dall'altra parte, bucato il minuto, prova Norbedo la sfera, prova a penetrare, lo segue Meroi, c'è libero Mannarelli, vediamo se trova la tripla, dentro il pallone per lui, che diventano 23 a 45 secondi, Meroi avanti, difese non eccellentissime dovremmo dire così, Napolitano, c'è pallone in parte sul ferro, Norbedo, c'era libero Mannarelli, preferisce vedere Porfido, tagliato adesso il campo per Mannarelli, il tiro di Mannarelli dentro, un'altra tripla, dentro il pallone per lui, due triple, una dietro l'altra per Mannarelli che alza il quoziente a 26 contro i 15 della Stella Azzurra, più 11. Meroi, giro palla che porta il tiro. Solo ferro sotto le Rogani. Si fa largo Rogani ma non trova il punto. È stata tagliata fuori Varga. Bisogna tirare, vediamo, arriva il tiro di Rodriguez dentro. Il pallone dentro i tre punti di Rodriguez. Tripla su tripla, 28 a 15, il primo parziale con un meta stellare nel finale, a segno solo da tre punti. Secondo quarto, pronto a cominciare, 29-15, un meta arremmante sul finale. Messo tripla su tripla, il migliore adesso è Rodriguez, 8 punti. Contro i 7 di provvidenza, Norbedo, Varga, prende il pallone, poi Rodriguez ancora, si prende il pallone, non può tirare da quella posizione, allora il passaggio per Varga che si perde la sfera, può ripartire in gran velocità della Stella Azzurra. Di Gennaro per il neo entrato, il numero 11 Misino, pallone sotto, ma arriva il fallo di Varga, fallo antisportivo addirittura di Varga. Fallo di Varga, ha punito pesantemente in questo caso. Primo fallo per lui. Napolitano potrà tranquillamente andare a tirare.
prendersi palla al lato, primo pallone dentro, 29-16, seconda possibilità per lui. La Napolitano fa il 2 su 2, il pallone che torna al lato per la sua azzurra. Dovrà giocarla con Rogani. Passaggio a cercare Napolitano, poi sotto per Rogani che ha tagliato bene. Un bel passaggio, autopassaggio praticamente per Rogani. Forse passi un po' al limite, ma Norbedo, Mannarelli, pronto per entrare Toselli, Porfido nasconde il pallone, tutto chiuso, allora deve passare per Varga. Varga va al tiro, Ferro, uno a fare per lui, per ripartire allora la squadra azzurro stellata. Che adesso viene perso, chissà cosa pensava Provvidenza, dove fosse il compagno. Dentro Toselli, fuori Rogani, dentro Meschino, fuori Rodriguez. Non esce con tantissimo Rodriguez. Riparte Norbedo. 9 minuti tondi tondi, 29-17. Due punti a testa per le squadre, anzi due punti per la Stella Azzurra. Nessun canestro al momento segnato, vediamo se mi smentisce proprio. Non va a fare Mannarelli, ancora un pallone rubato ottimamente Norbedo, buon impatto, ancora un ottimo Mannarelli su questo quarto e su quello precedente. Meschino esce nel tentativo di realizzazione, riparte la Stella Azzurra, va al tiro con il numero 11 Meschino, non va a fare Meschino, libera la propria zona di competenza, poi si perde il pallone. L'arbitro vede il fallo di Meschino. Fallo di Meschino. Fuori Norbedo, dentro Giorgi Di Rocco, altro cambio. Terrà sul parquet il numero 15 Baldelli, va fuori Provvidenza. Questa è la mossa di Coccia Fanciullo, anzi la contromossa, potremmo definirla così, visto che il primo cambio era stato di Di Rocco. Inizia a giocare per la Stella Azzurra, non è un momento eccellentissimo del meta, ma la Stella Azzurra non è che si stia approfittando chissà come. Ha recuperato la Varga adesso, in avanti a cercare Mannarelli, chiuso veramente da Napolitano, un po' fuori posizione, infatti è costretto al fallo numero 48, primo fallo anche per lui. Dovrà giocarla Porfido. Serve piazzente ai compagni, arriva Giorgio Di Rocco, l'arbitro blocca tutto. Ha visto lo sfondo di Varga? Sfondo di Varga, secondo fallo personale per lui. Messa già battuta, pallone verso Napolitano, sotto, bello lo schema in questo caso, il giocatore della Stella Azzurra che quasi non abbatte uno dei due arbitri. Porfido ancora a lunga distanza, il Ferro questa volta con rimbalzo di Napolitano, per ripartire subito in avanti la Stella Azzurra, forse perde un attimo di gioco, poi Napolitano ancora a lunga distanza, il Ferro, Mannarelli, passaggio a Giorgio Di Rocco, si ferma a ragionare con i suoi. Ma Giorgio Di Rocco è pronto a rientrare Rogani, passaggio davanti per Meschino, c'è libero Porfido, non visto la Meschino, preferisce cercare lui la tribuna personale. Ferro, Meschino riprende il pallone, fa ripartire Di Gennaro, pronto a rientrare anche Rodriguez, alzerà un po' il puntetto per l'aiuto Di Rocco, andrà fuori Varga, sotto il Napolitano, giro palla, sempre bello il giro palla della squadra ospite, ma in questo caso c'è il passi. Fuori Napolitano, dentro di nuovo Rogani, salta un po' da jolly in questo caso,
29-17. Dato fuori Porfido, posto di Rodriguez. Mannarelli, Di Rocco, Rodriguez, Meschino e Varga, ed è pronto ad entrare anche Perez. Mannarelli nasconde il pallone a Di Gennaro, arriva da Manforte, Meschino, servito, pallone per Rodriguez, tutto chiuso. Allora ricomincia da Mannarelli, 6 secondi per tirare. Mannarelli forza un po' in questo tiro, ritrova però il pallone tra le braccia per ritirare Rodriguez, il ferro, ancora il pallone distribuito al mittente, potremmo dire così. Rodriguez si capisce in questo caso, poi trova Meschino, scorre di secondi, ancora Meschino, il dai e vai con Rodriguez, pallone che non entra, Varga non recupera il pallone a rimbalzo, riparte la strada azzurra, meta secco da 3 minuti e mezzo questo secondo periodo, dopo un roboante finale di quarto. Ancora Cani, piede perno, poi nell'area dei 3 secondi soggiorna un po' troppo e l'arbitro chiama il fallo. Tanto fuori Varga, dentro Perez, non eccellentissimo il suo minutaggio, 4 minuti circa per lui. Anzi, 5 minuti e mezzo per Varga. Lo attende con l'asciugamano Coronini. Tanto bello qui Perez, manda a far fallo in avversario e mette dentro i 2 punti di questo quarto. Toselli, passaggio del Di Gennaro, si alza il muro del meta. Misino, dai e vai, poi il tiro di Misino, ferro, poi Toselli di sotto. C'è il fallo, credo che sia di Perez o di Rocco. Di Rocco, primo fallo per lui. Tutti in panca, time out, chiamato da coach Fanciullo. Meta che non deve essere contentissimo di questo inizio di periodo. Sta di fatto che comunque il Viterbo non è che ne stia approfittando. Ne ha messi dentro solo 2 di punti la squadra ospite, ne ha messi 2 dentro il meta in quasi 4 minuti e 18 secondi, poco visto anche l'inizio di gara. Il primo quarto si era chiuso 29-15, quindi lasciavo aspettare un 60 punti addirittura nel secondo periodo contro i 30 della squadra ospite. Fatto sta che si è rallentato, anzi si è fermato proprio il filone realizzativo delle due formazioni. Forse sono salite in cattedra le difese che sono mancate un po' nel primo periodo. Il fatto che al momento persiste il nuovo marcatore, 8 punti per Rodriguez. Panca c'è Mannarelli con 6 punti, anzi no, in panca, in campo c'è Mannarelli con 6 punti. Anche c'è Norbedo con 4 punti. Toselli, primo libero per lui, pallone che non entra. Seconda possibilità per Toselli, niente da fare, 0 su 2 per lui. Qui ha messo dentro 5 punti Di Gennaro per Baldelli. Poi Misino prova a penetrare, non la fare, deve ritornare praticamente al mittente. Toselli si gira bene su Meschino, la chiusura di Perez quasi a stoppare l'attacco. Poi c'è il fallo del numero 17 ospite, va fuori Di Gennaro, torna dentro Meroi. Che sarà da giocare per Perez. Da parte Di Rocco, passaggio a cercare Mannarelli, un po' calato in questo frangente Perez. Quanto Toselli impatta, si gira bene, scivola quasi via, poi il pallone torna da lui, fuori però, poi è messo, ultimo tocco di Perez.
ecco qua, ci blocco da lì a parlottare con Alessandro Marchetti, altro suo vice, storico giocatore della pallacanestro Formiana, Alessandro Marchetti, ovviamente non del Meta ma della Fabiani. Misino sotto per Rogani, si gira, prova a penetrare Rogani, si intrufola quasi a mo di rugby, fatto sta che il fallo lo commette Edo Perez, pronto a rientrare Napoletano, Napoletano che andrà dentro, un po' di dubbi sull'azione di Rogani, fuori Baldelli, dentro Napoletano, Napoletano 21-19, vediamo se arrotonda Rogani e sarà Coronini, ha tolto le coperture, dobbiamo un termine alla Formula 1, Coronini è pronto ad entrare, chiamato adesso il cambio, fuori Manarelli, buoni 6 minuti, dentro Coronini, un po' calato Manarelli in questo frangente, va bene Gioco a chiamarlo in panca, a ricaricare le batterie, quasi ci fosse un caricabatterie wifi sotto la panca. 31-20 più 11 di Rocco, prova a nascondere il pallone a Meroi, via Coronini da Manforte, 14 secondi, sperando un bel po' porta il pallone dall'altra parte in meta, larga verso Rodriguez, Coronini, Rodriguez per Meschino, libero di tirare, sono palloni sui quali non sbaglia mai Meschino. 33-20, larga la forbice, la squadra di casa, 13 punti, intanto azione quasi pallavolistica, prova a duplicare l'avversario, la stella gioca, mette dentro questa bellissima tripla da parte del numero 11, si tratta di Misino, Coronini già dall'altra parte, 4 minuti, non sembra contentissimo di qualcuno, di qualche giocata dei suoi. Coach di Rocco, intanto Perez è tutto chiuso, si è alzato il muro blu, palla fuori, palla al lato, Napoletano, parlo tre col direttore di gara, ma la rimessa sarà per Coronini, Gianni Coronini, lui e la sua esperienza a giocare questo pallone, Edo Perez libera, si fa vedere Rodriguez, è servito Coronini, il pallone per lui, cerca la tripla dentro, il pallone per altri 3 punti, come indica anche coach di Rocco, anche se lui sta chiamando lo schema. 36-23 più 13 in questo frangente, Napoletano è un giro palla abbastanza fitto quello che mette giù la stella azzurra, tutto da fuori salvo poi entrare e cercare il tiro, adesso con Misino non preciso come in precedenza, Toselli poi scappa via, Coronini, Rocco passeggia la sfera, servito a Coronini, due uomini a passeggio su di lui, Coronini adesso prova a chiamare l'uomo, non si libera nessuno, allora preferisce servire Rodriguez, tutto chiuso per Rodriguez, mettendo giù una marcatura uomo abbastanza asfissiante, la squadra di calcio fanciullo, intanto qui Meschino non so cosa gli sia successo, non riesce ad appoggiare, frana a terra Napoletano, il passaggio per Rogani, tutta così diretta verso Meroi, Misino taglia fuori di Rocco, entra e tira Ferro, poi Perez, palla fuori, l'ultimo tocco per Toselli, time out chiesto da Di Rocco, 2 minuti e 50, 36-23 più 13 meta, in un quarto veramente amaro di soddisfazioni, ha messo dentro 7 punti la squadra di casa, ne ha messi dentro uno in più, 8 punti la squadra ospite, non entusiasmante questo periodo, i rimarcatori vanno ancora, Rodriguez con 8 punti e Provvidenza con 7, ci avevano abituato fin troppo bene probabilmente nel primo quarto i due attacchi. Ma il Meta aveva costruito la sua fortuna praticamente sul finire del primo periodo, mettendo giù una bellissima prestazione, 3 tiri da 3 consecutivi entrati dentro, 2 di Mannarelli e 1 di Rodriguez, che hanno allargato la forbice di tanto,
sono la base di questo vantaggio al momento, perché il più 13, basti pensare ai 9 punti, sono una larga base. Si torna in campo. Rodriguez a giocare il pallone alla destra dei vostri teleschermi. La giocata per Perez. Sale Rodriguez, chiede il giro palla, ma c'è un passaggio dentro per Perez che sbaglia praticamente un appoggio a canestro vuoto. Riesce ad appoggiare, bella l'idea di Rodriguez, bella anche l'idea di Perez, però non è riuscito a concludere come voleva. Dentro Massaro, fuori Di Rocco. Altro cambio, fuori Misino, dentro Provvidenza. Andiamo a cercare Perez. Lo scambio per Colonini. Bisogna pensare a tirare, 10 secondi, Colonini prende l'autostrada, Perez questa volta è comodo, l'appoggio per lui, mette dentro, 38-23, Meroi nasconde il pallone a Massaro, Moschino, fallo di sfondo di Napolitano, che poi butta il pallone addosso a Moschino. Sarà il cambio, fuori Perez, dentro Varga. È in 6 adesso la squadra di casa, fuori Rodriguez. Allora pensiamo a Perez, pezzo una ventina Perez. Oh, fuori Perez. Fase di stacca, vorremmo dire così. Allora time out, questo è la coccia fanciullo, mentre c'è il cambio, fuori Napolitano, un po' nervoso in questo frangente, va dentro il numero 15 Baldelli, mentre Rodriguez avrà il pallone per lui, antisportivo Napolitano, quindi contro la sua squadra. E ha fatto un fallo di sfondo. Poi il pallone torna comodo per Moschino. 38-23. Situazione destabilizzante al momento in campo. Sembra tornare adesso la tranquillità. Moschino, Colonini, Massaro, Rodriguez e Varga. Questi giocatori in campo per il Metaformia. Provvidenza, Toselli, Rogani, Meroi e il numero 15 Baldelli. Faccio fanciullo, proprio Baldelli va al tiro, Toselli non riesce a correggere dentro, lotta di sotto, ma alla fine il pallone lo conquista Rodriguez. Varga, c'è il fallo di Toselli, proprio i danni di Varga. 38-23, a due minuti Varga passa da una parte all'altra a gioco fermo. Terzo fallo per Toselli, adesso dovrà quantomeno dosare i suoi interventi. Varga si vede di mettere il suo terzo punto, riesce a insaccare, seconda possibilità per lui. Ferro questa volta, non la fare per lui, riparte Meroi. Meroi chiama lo schema ai suoi, Provvidenza, dai e vai tra i due. Bel movimento da parte di Baldelli a tagliare tutto il campo. C'è il fallo però, commesso da Massaro. Primo fallo di Massaro.
palla al lato 1 e 4, anzi palla in lunetta 1 e 45, 39 e 20. Il pallone che si insacca, la seconda possibilità per Provvidenza. Due su due, Provvidenza scavalca questo rush del miglior giocatore, proprio Rodriguez. 39-25, più 14 per il meta. Rodriguez, il pallone per lui. Prova a osservare Rogani, Rodriguez non scappa via. Massaro porta a passeggio la sfera, poi ritorna su Rodriguez. Passaggio murato da Rogani. Ed un attimo per il pallone, però è per ripartire di velocità per Baldelli. Ancora Rogani. Baldelli non pensa a tirare, è una buona posizione. Passaggio fuori per Provvidenza, bisogna cominciare a pensare al tiro. Rogani cerca lui la tripla. Ferro è lì sotto, il pallone fugge via, il primo tocco di Roselli. Altro time out speso da Coach Di Rocco. Finale di secondo quarto veramente a segmenti, frazionato. Sono finiti i time out per Coach Di Rocco. 39-25, 1-48 da giocare, 10 punti messi a segno per il meta, 10 punti messi a segno per la Stella Azzurra. Segno che le due squadre non si sono scappate una dall'altra. Termina il time out, tutti in campo. Provvidenza, Toselli, Meroi, Rogani, il numero 15 Baldelli, Coronini, Massaro, Rodriguez, Varga e Meschino. E pronto il cambio. Provvidenza per Baldelli. Gioco molto segmentato. Rodriguez si comincia a giocare. Minuto bucato adesso, prima del riposo lungo. Coronini prova a cercare compagni, prova di Rodriguez, un buon cliente. Fa vedere Meschino, tutto chiuso. Varga, passaggio a cercare Massaro, non si intende in due. Messa che sarà da giocare per la squadra ospite. Meroi porta passeggio il pallone, dai, dai con Rogani. Aveva un altro movimento invece Fanciullo, che quasi butta via tutto. Arrabbiatissimo il coach. Rogani va al tiro, Rogani, il ferro per Coronini, non è contento il coach Fanciullo di questi tiri forzati dal lungo periodo, dalla lunga distanza. E qui Coronini praticamente consegna il pallone all'avversario, periodo di distrazione, e quindi fa harakiri Coronini. 2 secondi a disposizione. C'è qualcosa da segnalare al tavolo. 2 secondi. Praticamente ci vuole un lancio da quarterback da parte di Varga. Passaggio a Coronini, Rodriguez cerca lui il tiro, prova il tabellone ma non trova null'altro. 39-27. Recupera 2 punti, potremmo dire così, la squadra ospite. Ah, è un meta
abbastanza fermo in questo terzo periodo, linea che va alla ripresa. Squadre già in campo per iniziare il terzo periodo. Ospiti in campo con Di Gennaro, Meroi, Napolitano, Rogani e il numero 13 Provvidenza, Porfido, Coronini, Norbedo che torna in campo dopo il secondo periodo di riposo, Rodriguez e Perez. Meta ha subito un piccolo shock nel secondo quarto, 10-12 parziale, bassissimo per una gara di basket, ma comunque due punti recuperati, potremmo dire così, per la Stella Azzurra. Passaggio adesso per Norbedo, sotto per Perez, Porfido posisce tornare sui propri passi, passaggio a cercare Rodriguez, non è eccellentissimo questa giocata. Intanto Meroi praticamente in grana la quinta, mancava solo il canestro a questa azione bella da parte di Meroi, un po' stile basket street basket, potremmo dire così. Coronini nasconde il pallone proprio a Meroi, chiama nuovamente i suoi, tutto chiuso, il gancio a cercare Perez, ha fatto passare il pallone in modo incredibile. Intanto riparte la squadra di Fanciullo, il tiro è dentro, il pallone il numero 13 Provvidenza toglie la canotta. Fanciullo vuole i suoi aggressivi, 39-29, 10 punti di gap adesso. Coronini sotto per Perez, appoggia, anzi no, pallone che balla, alla fine va fuori, Rogani lo conquista, può ripartire Meroi, ancora a gran velocità Napolitano, ancora per Meroi, con il momento della Provvidenza, si mette il pallone per lui, Meroi, giro palla ancora per Provvidenza, va il numero 13, con la sfuggita Norbedo, Rogani cerca la tripla, non va, parte Norbedo per Porfido, non si allunga velocemente Porfido, è Perez su quel lato, perde il pallone Perez, si arrabbia Tirocco, va al tiro la squadra ospite e poi bello il punto segnato da Rogani che a rimorchio mette dentro. Coronini, parte lui con lo troppo, 39-31, ha recuperato tantissimo la squadra ospite, adesso Perez è destabilizzato e quindi pronto ad entrare Varga, fallo da parte di Rodriguez. Dentro Varga, fuori Perez, reclama capitano Rodriguez. Time out, tutti in panca. Non so se l'ha chiamato Di Rocco o Fanciullo. Fatto sta che tutti e due i coach hanno qualcosa da dire ai propri giocatori. Fanciullo perché vuole aumentare l'inerzia dei suoi, Di Rocco perché vuole svegliare magari i suoi giocatori. 39-31, si era cominciato sul 39-27, ha messo dentro praticamente 5 punti la Stella Azzurra di Terni, ma 5 punti che rimettono in bilico il punteggio. Vero sì che ci sono 8 punti, no, è stato chiamato da Di Rocco il time out. È vero che ci sono 8 punti di differenza, ma 8 punti non sono nulla, come ho sempre detto e come ho detto proprio all'inizio di questo quarto, quando poi il Viterbo ha abbassato il gap a 5 punti. Pronto ad entrare in campo i giocatori del Meta, anche quelli della Stella.
Cannaro. Palla sul ferro, ancora un tiro a disposizione della squadra ospite, che poi avrà palla al lato. Gennaro, uno su due per lui, poi palla al lato, ha messo dentro il suo primo punto di Gennaro contro il 13 di Provvidenza, compagno di squadra. Napolitano, passaggio per Meroi. Provvidenza, lunghissimo il suo tiro, una tripla che entusiasma la panchina del Viterbo. Proietta a 16 punti da 0 a Provvidenza, soprattutto porta sul meno 4 la squadra stellata. Vedo il passaggio a cercare Porfido, dentro la tripla per lui, toglie la polvere alla retina, un po' che la ferma la squadra ospite, la sua di casa. Ottavo punto di Porfido. Meroi, dai e vai con Di Gennaro. Ora Meroi, passaggio, dai e vai con Di Gennaro, non entra il pallone, poi Varga si prende il pallone e poi frana addosso a Di Gennaro. Punto dove il partito non era ottimale per il grip, potremmo dire così. Tutto bloccato, rimane in attacco la squadra ospite. A mettere lo schema adesso in fase d'attacco Marcello Azzurro Viterbo. Meroi proprio con Provvidenza, un giocato su Meroi, la segnale non vedo, Napolitano, il tiro ferro e poi la correzione volante di Logani, non trova il canestro, trova tra il fallo di Varga, una bella botta di Logani sul parquet, si alza sul braccio fasciato praticamente, è atterrato Logani, avrà due libri allora per cercare di fare i punti. Molta umidità nell'aria, per il momento ora il parquet tiene. Primo tiro di Logani, Canestro non accetta la proposta, seconda possibilità per lui, si piazzano i saltatori. La Logani, il ferro, poi Napolitano in qualche modo, secondo rimbalzo, può ripartire allora la squadra ospite del Viterbo. Dai e vai, no, Napolitano trattiene il pallone, poi il bravo Norvedo che legge tra le righe e prende questo pallone, lo consegna a Coronini, si propone ma non è servito Porfido, arriva Rodriguez a dar manforte, subito servito, manda vuoto un avversario, Rodriguez sotto per Varga, dentro, pallone per lui. 34-35, prova a ricominciare a correre il meta, Meroi non trova compagni su cui smistare, si pone dai vai di Gennaro, ancora Meroi, cerca Logani, tutto chiuso Logani, però in qualche modo tiene il pallone, bello il rimorchio di Gennaro, qui impatta, fallo di Porfido, un po' al limite questa chiamata del fallo. Al limite questa chiamata del fallo su Porfido, forse ha ragione qualcuno più dire, grida e urla passi, sta di fatto che l'arbitro consegna il pallone a Di Gennaro. ...5.42 da giocare in questo terzo periodo. Di Gennaro,
Valentino, pallone dentro, ritorno al 36, seconda possibilità per lui. Parte il pallone per lui, 2 su 2 in questo caso per Di Gennaro. Deve partire Colonini, 44-37, 7 punti di distacco. Chiuso, riesce a giocare sul profilo. Asfissiante la marcatura adesso della Stella Azzurra. Il profilo viene quasi trattenuto lì. Passaggio per Norbedo. Un tiro di Norbedo, non riesce a trovare il tiro. Varga perde il pallone, prova il fallo però da parte di Gennaro. Due tiri per Varga. Metra che però non sta facendo la sua partita, sembra quasi subirla in questo frangente. Varga, primo pallone che si insacca per lui, seconda possibilità per il numero 11 di casa Metaformia. 2 su 2 per Varga. Meroi porta lui il pallone. Non è la Stella Azzurra dello scorso anno, una Stella Azzurra rembante, ma è comunque una Stella Azzurra che gioca bene, non butta quasi mai il pallone. Tanto sfondo la notte di Gennaro. Stella Azzurra che ragiona tantissimo con la palla. Quarantasei-37, Di Gennaro a colloquio con il direttore di gara. Viene asciugato il parquet. 5-0-4. La partita che sta assumendo praticamente un andamento molto frazionato. Però in qualche modo si va, potremmo dire così, eppur si muove. Sarà Rodriguez a giocare il pallone per Norbedo. Va Matteo Norbedo, le prese con Meroi, si propone del servito Porfido, punta per Ciccanizza, poi Rodriguez sale, mette dentro. Proprio Meroi, 48-37, più 11 adesso stabilito, vantaggio in doppia cifra, un po' palla fuori, rimessa che sarà per la squadra ospite. Sarà Provvidenza a giocare il pallone, poi fino a marcare Meroi. Scappa via, secondo la sfera. Va Meroi per Napolitano. Il gancio Napolitano trova il fallo di Rodriguez. Liberi allora per numero 48 la Stella Azzurra. Terzo fallo per il capitano del Meta, mentre arriva la carta Mannarelli. Pronto ad entrare al posto di Norbedo. Napolitano, Napolitano, primo pallone che si insacca per lui, seconda possibilità. Tiro per lui, secondo canestro, 48 per il Meta, che recupera questo pallone per i capelli, come dire così adesso, a 39 per la Stella Azzurra. Coronini si apre un varco, Porfido cerca la tripla, ferro, ma stesso Coronini a prendersi il pallone sotto canestro, in due a marcarlo.
Proviamo a smistare il pallone con Nino, fa per Rodriguez la parabola troppo alta, il ferro non la fare, 4 minuti di Gennaro, Porfido commette fallo, altro cambio con Perez, qui Porfido praticamente manda in luletta Meroi, fuori Varga, dentro Perez, e a tornare in panca atteso da un arrabbiatissimo coach Di Rocco, torna adesso tra i 5 titolari. Gennaro che nel frattempo sta collezionando canestri da fermo, 48-40, seconda possibilità per lui, ferro questa volta, il pallone un attimo recuperato dalla squadra ospite, poi Porfido voleva schiacciarla a mo' pallavolistico. La mette fuori il Porfido. Pallone che sarà da giocare per la Stella Azzurra Viterbo. Per Rogani. Massimoso lo si può giocare. Intanto Provvidenza toccato da Manarelli. Ripartire proprio lo stesso Manarelli in profondità per Porfido, come che torna indietro Coronini, blocco di Perez, Coronini in qualche modo ne approfitta, Porfido qui ancora un errore di Porfido, poco arriva il cambio di Gennaro, è bella la mossa di Coronini, bella la sua stoppata in un movimento inconsueto. Porfido con questo un buon pallone su Rogani, forse si è ripreso un po' di minuti Porfido con questa mossa. Coronini, esce fuori Napolitano, il passaggio per Rodriguez, Perez, il suo gancio dentro questa volta, i punti per il meta mentre chiama lo schema Di Rocco, ma Fanciullo ha chiamato il time out. 48-40, 2.59 giocare, 8 i punti di vantaggio per Metaformi, anzi 10, e adesso aggiornato il tabellone, 50-40, 10 i punti di distacco tra le due formazioni, ha messo dentro 11 punti il Meta in questo quarto, mentre praticamente ne ha messi dentro 13 la squadra ospite, che continua il trend a risucchiare le distanze. Meta che ha giocato un superlativo primo periodo, 29-15, salvo poi fermarsi perché ha messo dentro 10 punti nel secondo periodo e ne ha messi dentro 11 adesso, perché manchino 11 minuti, cioè 3 minuti, ma 11 punti sono comunque pochini. Partenza che sarà con il 1-9 di Gennaro per Meroi, recupera un po' di secondi con questa rimessa, vai per Rogani, passaggio sotto Napolitano, ancora Rogani, cerca la tripla, ferro, restituisce il pallone a Napolitano, arriva Porfido a chiudere, Meroi può giocarla lui, spera verso Provvidenza, passaggio sotto per Rogani, lotta in qualche modo di Gennaro, passaggio per Provvidenza, tutto fermo, nulla da fare in questa azione d'attacco, entra Di Rocco, fuori Coronini, sarà Giorgio Di Rocco adesso a fungere da playmaker insieme a Mannarelli, servito proprio adesso,
va Di Rocco alle prese con Misino, trova anche lui in campo posto di Gennaro. Rodriguez prova a cercare il varco sotto per Perez, il gancio a tornare indietro, Manarelli, una buona intuizione, passaggio su Perez, non riesce ad agganciare però lo spagnolo. Messa da sotto il canestro, 5 secondi per Porfido per giocarla, si propone Perez, non è servito, sotto Di Rocco, Misino, bisogna tirare, lo fa Di Rocco, poi frana a terra Perez, nulla di grave, subito si è rialzato Di Rocco, pronto ad entrare Di Gennaro, poi Di Rocco non sfrutta il blocco di Rodriguez, però sarebbe lo stesso italo argentino. Mannarelli, lunga distanza a ferro, Rodriguez si prende il pallone, poi scappa via la sfera Rodriguez, possesso insistito per il meta, Porfido scappa via, buona la sua giocata, poi appoggia in modo anomalo, franano in tre, potremmo dire così, si rialzano tutti. Misino gioca dall'altra parte, Mannarelli commette fallo. Ponte l'entrata di Gennaro, arriva il cambio. Fuori Meroi, dentro di Gennaro, primo fallo intanto per Mannarelli. Il problema del meta è che ogni fallo manda in lunetta la squadra della Stella Azzurra. Primo tiro dentro per Misino, 50-41, 1-27 a giocare. Secondo tiro per lui, il secondo pallone messo dentro, 50-42. Di Rocco parte il numero 0, passaggio verso Rodriguez, cerca la tripla per lui, solo ferro, che scappa via, ma c'è il fallo da parte di Di Gennaro su Ado Perez. Pronto ad entrare Toselli, era aggravato di tre falli, ha tenuto il box Fanciullo per quasi tutto il terzo periodo, 50-42, ma il fallo era di Perez, quindi non è che va dall'altra parte, a gioco fermo. C'è del fianco al napolitano per la possibilità di altri due punti, terzo fallo per Perez, prendo un bel portino di Viteri, squadra di Fanciullo, dentro il pallone per napolitano, seconda possibilità per lui. Napolitano dentro 2-2, 50-44, ha dato 4 punti praticamente la lunetta in questo periodo ultimo frangente, vogliamo dire così, la squadra ospite. Mannarelli cerca un compagno, serve per Porfido, Porfido prova a girarsi, si gira bene, taglia via un avversario, poi sta affilata sul Napolitano, i due si guardano, qualcosa una fontana subito in avanti, Toselli sempre su Napolitano, il tiro di Napolitano a lunga distanza non da fare, riconquista il pallone Misino, il pallone della Stella, ferro ancora questa volta Mannarelli a prendersi il pallone, Porfido per Di Rocco, non è il pallone per Porfido, Mannarelli pallone portato a passeggio dal numero 14, esce su di Napolitano, tutto chiuso, Rodriguez prova a prendere lui di largo, non da fare, un tiro un po' forzato in questo caso, non trova la banda, prova Mannarelli però che si prende un bel rimbalzo lì sotto, il tiro di Mannarelli, il ferro per ripartire Misino, non c'è fallo su di Misino, già dall'altra parte praticamente, solo un tiraccio. Termina il tempo, 53-44, rimane a terra Misino, ma il quarto è finito. Ultimo periodo da vivere con il coltello tra i denti per le due formazioni, mentre Porfido e Napolitano si spiegano su quel pallone, c'è tutto con un sorriso, bello che sia così.
mentre che a 9 punti all'inizio di questo quarto, da gestire ma anche da capitalizzare. Di Rocco, Mannarelli, Rodriguez, Porfido e Perez. I giocatori hanno chiuso il terzo periodo per Di Rocco. Coselli, Meroi, Napolitano, Provvidenza e Di Gennaro, quelli per Fanciullo, che spesso non disdegna nelle giocate il raddoppio sul giocatore. Intanto utilizza tutti i 24 secondi, mette per andare a tiro, non trova punti. Meroi nasconde il pallone a Mannarelli, lo porta quasi a danzare. Bello qui il pallone che arriva a Porfido, che può prendere velocità, c'è Mannarelli dall'altro lato, Porfido appoggia dentro e si arrabbia Fanciullo, quasi scaramente in campo Rogani. Ci vorrebbero due telecamere sui due coach, perché spesso il vero spettacolo è proprio lì sulle panchine. Punto fatto, punto subito, 55-46, non cambia nulla nelle distanze, cambia solo sul tabellone dal punto di vista numerico. Mannarelli può sfruttare il blocco, riesce bene a sfuggire, appoggia dentro, bella la giocata, due punti per lui. Credo che gli attacchi siano tornati più infanti come primo quarto, anche perché praticamente non ti via, abbiamo visto già mettere dentro un po' di punti, cosa che era stata scarsa nel secondo e terzo periodo. Mai dire mai. 53-46, due punti messi a segno per gli ospiti, 57 adesso il meta, quindi ne ha messi dentro 4. Rodriguez, quindi dire così, circondato Napolitano, però commette fallo. Pronto ad entrare Rogani, va fuori proprio Napolitano, dentro anche Coronini, va fuori Porfido, quarto fallo di Napolitano. La gara perde un protagonista, per dire così, perché è stato vero e proprio punto di riferimento dei suoi fin qui Napolitano. Vorrei vedere il minutaggio di Napolitano. Bravo! 26 minuti e 34, bel minutaggio. Sia lui che Meroi stanno giocando tantissimo, con Fanciullo che ha tenuto ancora in panca senza farlo entrare Telesca. 9 minuti li ha concessi a Micino, Saccomandi a 0, Piazzolla a 0, Rogani 18 minuti, Baldelli 4, quasi 5, Gasbarri a 0. Tanto il pallone fuori. Rimane in attacco il meta, 58-46, 8 minuti. Perde sicuramente peso Fanciullo sotto canestro, adesso si dovrà affidare a Toselli e a Rogani, oltre a Provvidenza, ma ovviamente Toselli è già gravato di 3 falli. Evidenza intanto ancora miglior marcatore in campo, 16 punti realizzati fin qui. Prova ad insidiarlo sia Rodriguez che Porfido, che ovviamente Mannarelli, a 11 e a 10, a 10 ovviamente Porfido. Allora che sarà giocato proprio da Mannarelli, cerca compagni, prova in Perez un cliente, poi è Rodriguez. Per giocare l'avversario, il tiro di Rodriguez sulla sirena, nulla da fare, parte già dall'altra parte Meroi. Il tiro di Toselli insacca altri due punti, gap di 10, 58-48, pronto ad entrare Varga. Perez prova a nascondere il pallone a Toselli, passaggio per Rodriguez. Coronini, bisogna tirare, lo fa Coronini, palla sul ferro, poi Mannarelli, buono il pallone conquistato da lui, cerca la tripla, ferro, nulla a fare per lui. Riparte Meroi, sotto per Toselli, lo scottone di Rodriguez, palla fuori, ultimo tocco del Formiano. Rodriguez fuori proprio lui, dentro Varga, capitano di questo metaformio Rodriguez, lui che ormai negli anni ha consolidato la sua permanenza qui a Formia.
messo dentro ancora una volta la provvidenza, si riduce il gap a 58-50, 8 punti adesso. Sotto per Perez, bella l'imbucata, vistosa la dormita in difesa del Viterbo in questo caso, 60-50, però il chiama il movimento ai suoi, prova a scappare via e commette fallo di Locco, in modo sbilenco questo frangente. Sarà Rogani a giocare il pallone. 'C'è Varga nei pressi, saggio per Toselli, Meroi, ora pallone per Di Gennaro, sotto per Toselli, ora cerca di navigare, scappa via il pallone a Toselli, lo recupera in qualche modo Rogani, bisogna tirare sulla sirena anche lui, Toselli prende il pallone ma finito il tempo per attaccare, nulla da fare per la squadra ospite che butta via un'azione in questo caso. Riparte Di Rocco, passaggio per Perez, Mannarelli, Coronini, rimorchio, si prende il pallone, non ci sono varchi, prova ad andare da solo, impatta su Rogani praticamente, conquista il pallone però Coronini ha 6 secondi, bisogna tirare, si gira e tira, un po' lento in questo caso il suo pallone, non ha trovato compagni, mentre Fanciullo vuole la corsa da parte di Meroi, bisogna velocizzare le procedure. Meroi, la penetrazione, il tiro dentro per lui il pallone, 60-52, 5-46 a giocare, quasi al giro di boa all'ultimo periodo, vantaggio di 8 per il meta contro l'entrata Porfido. Coronini per Perez, finta di tiro, arriva in ritardo Toselli, commette fallo, cambio di piede su Perez, quarto fallo per Toselli, dentro Porfido, fuori Di Rocco, alza il quintetto, in questo caso Occi Di Rocco dopo che aveva inserito anche Coronini a dar man forte. Coronini, Mannarelli, Varga, Porfido e Perez, questi giocatori in campo per la squadra di casa. Servito proprio Coronini, seguito da Di Gennaro con un'ombra, Coronini va a salire in cielo per mettere dentro questo pallone, ottimo terzo tempo per lui, 62-52, ristabilito il più 10. Meroi per Provvidenza, dai e vai tra i due, Rogani si perde il pallone, Mannarelli cost to cost sotto per Varga, mette dentro, forse il fallo di Rogani non segnalato, 64-52, meno di 5 minuti, rimanda in campo Napolitano, calcio Fanciullo, spende il suo ultimo fallo, o almeno per non spenderlo e dare manforte alla squadra. Di Gennaro che commette fallo, però Coronini, due liberi a favore di Di Gennaro, in cui vede proprio il cecchino dei tiri liberi a disposizione. Secondo fallo di Coronini, fuori Rogani, dentro Napolitano. Di Gennaro ne ha messi dentro 4 di punti, tutti dei liberi praticamente. Altre due possibilità adesso per rialzare la media, un pallone dentro. Sì, 4:44 da giocare. Gennaro 2 su 2, anche in questo caso un solo errore della lunetta. Può ripartire Perez. Anzi, due errori della lunetta da lui. Dentro Varga. 66:54 più 12 adesso.
Meroi, pallone che torna da lui. Originale, prova a scappare via da Colonini, concede il tiro a Colonini, il passaggio sotto per Toselli, commette fallo, credo Mannarelli. Sì, suo il fallo, due liberi ancora a disposizione degli ospiti, torna dentro Rodriguez, va fuori Varga, secondo fallo di Mannarelli. Un pallone dentro per Toselli, seconda possibilità per lui, è sotto di 10, pallone che non entra, però Rodriguez si prende il pallone, può far ripartire allora la sua squadra. Portilo nasconde la squadra Provvidenza, alla meglio poi Coronini, c'è Perez a Dammanforte, Coronini si apre il varco, dentro il pallone, mai concedere il passo in questo caso a Giovanni Coronini, si è trovato veramente un corridoio aperto. 68-55 più 13, c'è il fallo di Provvidenza in attacco, time out chiesto da Fanciullo che fa volare via una bottiglia. 68-55 più 13 per il meta. Scorsa stagione l'avevamo detto, questa fu una gara epica con la prima della classe imbattuta che si presentava al cospetto di un arrembante meta. Cambiata la storia, Viterbo ci sta ovviamente quando c'è una delusione cocente, come del resto c'è stata anche per il meta, perché il meta sul finale di stagione aveva la possibilità di arrivare terza, quarta, quinta, non sapeva quale sarebbe stata la sua posizione finale. Tanto si riparte, forse è peggio entrare da prima e uscire come turno di playoff che entrare ovviamente come meta in posizioni intermedie. Fatto sta che playoff perso due signore squadre lo scorso anno. Riparte Meroi, pallone per Toselli, in qualche modo smista Meroi, ora per Napolitano, bello il passaggio, l'imbeccata è ottima per Provvidenza che mette dentro altri due punti. Coronini non ha intenzione di velocizzare i ritmi in meta adesso, che vuole raffreddare la gara. Mannarelli in qualche modo riesce a intercettare il pallone, da Coronini c'era Perez e si era liberato ultimamente, ancora Mannarelli, sceglie la mattonella, cerca il tiro, non trova il cesto. Toselli può partire per i suoi 3 minuti. Di Gennaro scappa via su Coronini, Perez lascia il colpo in canna, palla fuori, è un'ottima giocata difensiva di Perez. Perez della Blanca, rimessa che sarà da giocare per la squadra ospite che rimane in attacco. Ok, per ricominciare a giocare Meroi, la giocherà lui, passaggio a cercare subito Provvidenza, scivola Mannarelli, segno che si è sprecato tempo ad asciugare il parquet, ma
forse non si è pulito del tutto. Tanto pronto a rientrare Norbedo in campo. Ecco risolto il problema, la scopazione non asciuga più. Fuori Mannarelli, ancora una buona prova per il giovane della metà formia. Il bottone ormai zuppo, non asciuga più. Coronini. Passaggio per Porfido, ancora Norbedo. Il pallone toccato, rientro in campo, 2.42 da giocare, Coronini sotto del Perez, non riesce ad appoggiare Perez, ancorato, mandato giù. Riparte Meloi, napolitano sotto del Toselli, tutto solo, era mancato Perez, giustamente lì sotto. Norbedo 68-59, più 9 adesso il vantaggio. Deve ristabilire le distanze Norbedo. Un ottimo pallone Provvidenza. Può ripartire Meroi per Toselli, appoggia dentro. E qui time out immediatamente chiamato da coach Di Rocco. I suoi stanno prestando fianco. 68-61 più 7 a 2 minuti e 05. Non sono un capitale, francamente. Il più 7. Rocco a dare indicazioni ai suoi ragazzi, stessa cosa fa Fanciullo, sono gli attimi finali di una gara che volge al termine in maniera ancora incerta. Termina il time out. Torna in campo. Gara che ha subito veramente tantissime pause. Riparte Coronini. Il blocco di Perez riesce in qualche modo a far spazio a Coronini. Giro palla Norbedo, cerca il tiro, destabilizza la difesa, il metto in questo caso, mette dentro la tripla. 69 che diventa 71, anzi 68 che diventa 71, più 10 di stabilito. Meroi, la prima poi Provvidenza entra bene, spara via il pallone e poi la palla conquista in qualche modo Norbedo, lo abbatte letteralmente Di Gennaro, parte via come un siluro sul parquet Norbedo in questo caso. Quarto fallo per Di Gennaro. Che sarà da giocare per Porfido e compagni. 71-61, un minuto e mezzo. La matematica ancora non condanna definitivamente la Stella Azzurra, anche se coach Fanciullo sembra ormai rassegnato lì a bordo campo a guardare i suoi. Rives, buon pallone recuperato per lui. Toselli che era scivolato, poi Coronini, il gancio di Coronini, quasi un Muluk. Frana a terra Rodriguez, Perez
mette dentro il pallone a 1:05. Brutta scivolata per Rodriguez. Convinzioni ambientale che hanno portato a una frammentazione della partita abbastanza vistosa. Con il buon Luigi Di Maio protagonista, avesse avuto lo scopettore di riserva addirittura l'avrebbe consumato anche quello. Napolitano, il campo aggravato di 4 falli, gioca pulito di casa sulla Giulia di Verde. Eroi proprio Napolitano, Provvidenza, bello il canestro di Provvidenza in questo caso. Piazza il gancio dentro, ripartire Colonini raffreddando il pallone ovviamente perché non c'è nessuna necessità di correre. Il crossotto arriva anche il raddoppio, c'è il libero Rodriguez, giro palla, adesso il forno deve far girare il pallone, si era destabilizzato per un attimo la Stella Azzurra, scivola Di Gennaro, Norvedo, Norvedo ormai che resta una fatica in piedi sul parquet. Di Gennaro dall'altra parte per Napolitano, il tiro nulla a fare per lui, 20 secondi, mamma butta la pasta perché la gara è finita, Coronini rimane lì, palla per Norvedo, la riconsegna a Coronini, i giocatori si danno il 5, bisogna solo scaricare il cronometro, palla che rimane lì, si abbracciano i giocatori in campo, una gran bella partita, termina 73-63. Un Formia che esce galvanizzato dopo lo stop della scorsa giornata e un coach fanciullo che non è contentissimo del suo Viterbo, anche se la Stella Azzurra è stata in corsa fino al finale di gara. Vi ringrazio Tiziana Palombi e Giuseppe Capuano, vi dà appuntamento sempre qui al Pala Fabiani per il basket del Metaformia, linea che torna sul parquet. Giovanni Coronini, una gara che non è stata mai in bilico, ma la Stella Azzurra ha sempre provato a ritornare su di voi. Sì, io un po' me l'aspettavo perché comunque conosco Viterbo, so che la classifica secondo me è un po' bugiarda per la loro classifica e mi aspettavo una partita così. E noi dovevamo essere un po' più cinici e chiuderla magari un po' prima, ce la siamo portati dietro, faticando un po', dobbiamo ancora migliorare. Cosa è successo alla squadra dopo il primo quarto? Perché si era chiuso 29-15, sembrava essere una partita agevole, poi tutto a un tratto gli attacchi si sono fermati, ma non per merito delle difese. Ma oddio, guarda, Viterbo forse fino adesso è stata una delle migliori difese forse che abbiamo incontrato. E, d'altro canto penso che noi purtroppo viviamo un po' di alti e bassi anche durante la partita. E, viviamo di folate dove facciamo 6-7 punti in 30 secondi come è successo nel secondo quarto, a blackout purtroppo che ci capitano e anche su questo dobbiamo lavorare, è una squadra ancora abbastanza nuova, siamo ancora all'inizio, dobbiamo lavorare. Il tuo è stato un piacevole ritorno qui a Formia, come mai sei tornato e cosa ti ha spinto a riabbracciare il Meta? Ma innanzitutto dove si sta bene si torna sempre volentieri, quindi non ho avuto grossi problemi ad accettare le proposte del presidente Tartaglione. E poi sono andato via, avevo un lavoro da fare a metà e i miei lavori a metà non mi piacciono, quindi devo portare a termine questo lavoro.
Grazie Giovanni. Una piacevole sorpresa è Mannarelli. Ti ho visto entrare carico. Il mister fa bene, il coach fa bene a dosarti, perché quando entri hai quasi il caricabatterie wifi sotto la panchina. Oggi è stato diverso anche un po' l'atteggiamento, perché magari altre partite per problemi esterni ho giocato un po' più con ansia, un po' più con un atteggiamento abbastanza negativo, però oggi è stato proprio un atteggiamento diverso, quindi ha avuto un impatto molto più determinato su questa partita e sono contento della mia prestazione. Fa bene vincere in casa, adesso bisogna dare continuità anche fuori. Giusto, fuori casa veniamo a due sconfitte abbastanza, che ci hanno fatto abbastanza rosicare, perché abbiamo perso una partita di 3 punti a Roma e un'altra di 2 punti a Grottaferrata, quindi speriamo bene per la prossima. Lo scorso anno sei stato un po' un oggetto misterioso a Scauri, invece oggi sei una bella certezza del Formia. Quanto è cresciuto Giorgio Mannarelli? Giorgio Mannarelli è cresciuto sotto un livello fisico e sotto un livello anche comportamentale. Magari l'anno scorso avevo un'altra testa, però quest'anno l'atteggiamento ci sta e sono contento di come mi sto allenando e come mi sto comportando. Coach Fanciullo, lo scorso anno questa fu una gara epica tra due squadre che si giocavano i primi posti in classifica. Cosa è successo sia una che all'altra? Secondo me noi, ecco, l'errore che non dobbiamo fare è fare un pochino il paragone con la squadra dello scorso anno, perché è completamente una squadra diversa e quindi ancora in cerca di equilibri, rotazioni, infortuni che ci hanno privato un pochino di alcuni elementi sui quali il sistema d'attacco era costruito e che adesso piano piano stiamo rimettendo. E Formia ha tenuto tutto quello che di buono aveva fatto l'anno scorso, compreso Gianni che è rientrato sulla panchina, e sicuramente hanno il giocatore più forte del campionato, che è Giovanni Coronini. Sembra strano però vedere il suo Viterbo a 2 punti dopo la gara di stasera, perché ha dimostrato la sua squadra comunque di essere tignosa, di avere quelle giocate e soprattutto di poter partire in qualsiasi momento verso il canestro. Sì, mia nonna diceva sempre sei bello ma non balli, e quindi noi quest'anno siamo bellissimi, ma a ballare ancora non ci riusciamo. Ci abbiamo, come dicevo in apertura, abbiamo comunque un mese pieno di ritardo rispetto alle altre squadre, che ovviamente anche loro continuano a lavorare, e noi se non facciamo un po' di recupero 2 mesi in uno siamo così, giochiamo 3 quarti alla pari. Se va a vedere le statistiche, noi abbiamo vinto nelle ultime partite sempre 3 quarti su 4, ma non vinciamo mai le partite, quindi o giochiamo a hockey, che si gioca su 3 tempi, oppure dobbiamo vincere pure il quarto. Siete bravi negli intertempi praticamente. Gli equilibri di questo girone, il Frassati lo scorso anno aveva fatto vedere qualcosa di buono, quest'anno sta concretizzando, sembra un girone livellato un po' più verso l'alto. Sì, il girone è estremamente livellato, sicuramente verso l'alto. Credo che l'anno scorso, dopo la 7ª-8ª di campionato, le forze più o meno erano già sufficientemente chiare. Io credo che quest'anno ci voglia almeno tutto il girone d'andata per cercare di capire poi effettivamente quali sono le squadre che possano giocarsela fino alla fine, squadre che possano fare i play-off e squadre che invece non andranno alla seconda fase. Secondo me Formia è attrezzata, Grottaferrata è molto sottovalutata. Esatto, quindi secondo me ci vuole ancora un pochino per capire di che morte moriranno le squadre durante l'anno. E dove colloca la Stella Azzurra? Nel campionato di hockey siamo primi, pallacanestro l'obiettivo adesso è arrivare ai playoff, anche perché poi non vogliamo fare il paio, ma l'anno scorso ha dimostrato che tanto se arrivi prima nei playoff poi non è detto che alla fine inizia un secondo campionato. Speriamo di giocarcelo almeno il secondo campionato. Magari al contrario dello scorso anno, o meglio ottavi. Se devo firmare subito. Col presidente Tartaglione una bella gara, forse il Formia non l'ha ammazzata, anzi ha dato sempre la possibilità alla Stella di ritornare, anche se a distanza di sicurezza. Fatto sta che anche se si incontra una squadra che ha 2 punti, bisogna giocarla. Beh, ma i 2 punti loro non gli rendono giustizia. Loro sono una squadra comunque costruita per far bene. Purtroppo fino ad oggi i risultati non sono arrivati, ma loro sono una squadra che sicuramente a fine campionato arriveranno, secondo me, tra le prime 8. È un Formia che forse ha peccato più in attacco questa sera che in difesa. Il punteggio 73-63 non è veritiero, nel senso che ci sono più punti di quelli che si potevano segnare.
Sì, sicuramente, però tu sai bene che quando si scende in campo con una squadra come loro, che ti torno a ripetere, anche se sono solo a 2 punti, è una squadra costruita per far bene, come vedi loro hanno una difesa molto forte, molto aggressiva, le altre squadre contro di loro credo che non abbiano mai superato i 70 punti, sempre, perché loro hanno sempre una difesa molto molto aggressiva, mani addosso, corretti ma mani addosso. Quindi sì, hai ragione che ci potevano essere più punti, qualche errorino nostro, la difesa forte loro è così. Parliamo del passato e del futuro, due squadre che stanno facendo un bel campionato. Il Grottaferrata vi ha imposto uno stop in esterna, adesso c'è un'altra trasferta abbastanza importante. Sì, vabbè, guarda, noi l'abbiamo detto inizio campionato, qui ogni domenica, ogni sabato bisogna andarsi a guadagnare la pagnotta, c'è poco da fare, perché il livello del campionato, come abbiamo dichiarato all'inizio stagione, è sicuramente più alto e livellato verso l'alto, quindi qui tutti possono perdere e possono vincere ogni settimana. Non a caso vedi il risultato di sabato, ieri sera, che Fortitudo ha perso a San Paolo, quindi c'è tutto, ci sta tutto, è un po' anomalo, però attenzione, San Paolo ha giocato qua, San Paolo ci ha dato filo da torcere fino all'ultimo secondo, quindi è una squadra ostica, in special modo poi in casa loro diventano ancora più aggressivi, ancora più tenaci, e non a caso hanno vinto. Mi hanno detto che hanno fatto subito un parziale di primo quarto e sono riusciti a portarselo avanti per tutta la partita. Di fronte questa sera c'erano due squadre che lo scorso anno hanno fatto una bellissima regular season, una grandiosa regular season, e poi si sono fermati al primo turno di quella che è poi la parte finale di una stagione, un campionato nel campionato. È strano però. È vero, purtroppo è così. L'anno scorso loro avevano quasi ammazzato il campionato, credo che siano arrivati primi loro l'anno scorso. Sì, non tantissimi, ma almeno 4 punti di vantaggio probabilmente. E purtroppo noi sappiamo bene, il basket è questo. Finita la regular season inizia un altro campionato, bisogna mettere in campo nuove forze, nuove energie e nuovi stimoli. È così, e questo è il bello del basket.